vento, il sole, le forze del moto ondoso sono le nuove frontiere di studi per conseguire un diploma di tecnico superiore altamente professionalizzante. Tecnologia in ambito idroelettrico, geotermico, un valido motivo per scegliere l'ITS per l'efficienza energetica di Fabriano. Qual è la mia esperienza? Io dopo il corso delle superiori, sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni, mi chiedevo cosa farne della mia vita, cioè se prendermi un anno sabbatico, iscrivermi a un corso di laurea o lavorare. E in realtà ho deciso di frequentare appunto un corso nel campo dell'efficienza energetica, perché mi desse la possibilità, rispetto a un corso universitario dal punto di vista della variabile del tempo, di acquisire delle competenze tecnico-scientifiche affinché possa in seguito nelle aziende partner del corso spendere queste conoscenze appunto. Sono trascorsi 2 anni dall'inizio del corso e devo dire di essere molto soddisfatto. Come si è trovato all'interno dell'Istituto Superiore Merloni, che è poi la sede della fondazione di ITS Energia? Devo dire che all'inizio ero un po' agitato, perché io non sono del posto, non sono marchigiano, ma sono pugliese, sono di Taranto, quindi spostarmi dalla Puglia a venire qui è stata un'impresa colossale. Devo dire che ho avuto un'accoglienza spettacolare, sia dal preside, dai suoi collaboratori e da tutti i professori. Ho conosciuto persone che non si nascondono dietro una maschera, devo dire, questo è sincera come cosa, ma sono persone che quindi mostrano veramente chi sono e qual è il loro scopo. È una esperienza sicuramente che la consiglierei, è molto positiva perché ho incontrato dei professori molto capaci, e quindi è un approccio completamente diverso rispetto anche ai superiori, perché i professori portano in aula le problematiche che vi incontrano nel lavoro. Poi voglio ringraziare il preside anche per il fatto che comunque mi abbia permesso di alloggiare nella foresteria della scuola. Questa è stata una grande cosa per me, perché io dal punto di vista economico non potevo permettermelo, quindi è una grande cosa. Poi anche l'istituto è adeguato per il corso che facciamo, perché è munito di attrezzature adeguate per portare avanti un discorso nel campo dell'efficienza energetica, senza i quali non è possibile portare avanti appunto questo discorso. Io credo che esistano più di un motivo per capire in che misura e come disegnare il proprio futuro da parte dei giovani scegliendo l'ITS. ITS è un istituto tecnico superiore, un istituto che si occupa dei giovani diplomati, in genere dell'area tecnica e dell'area professionale, ma non esclude le altre provenienze di studenti. E si occupa della formazione di questi studenti per due anni nel settore dell'efficienza energetica. È uno dei macro settori di studio cui la comunità europea ha dato indicazioni precise ai vari stati, perché appunto le attività e le iniziative di formazione venissero in quella direzione condotta. Tema che possiamo porre in risalto è la relazione che questo ITS ha nel territorio e ha soprattutto per l'occupazione. Avete visto e guardavamo assieme con soddisfazione questa mattina la comunicazione di Hermes, l'intermediario di Malta, da cui sono tornati dopo 6-7 settimane i giovani dell'ITS del secondo anno dell'efficienza energetica. Questo intermediario ci dice che mai ha avuto come
intermediario la possibilità di guidare nelle attività di esperienza sul lavoro e linguistico giovani così bravi e preparati. A tre di loro è stata proposta la possibilità di avere un rapporto di lavoro ed una addirittura l'ha accettato e tornerà a Malta nei prossimi giorni. Ecco, di motivi dunque ce ne sono molti per invogliare i giovani studenti che fra un po' acquisiranno il diploma a guardare a questa occasione come un'occasione importante per la vita futura. Professore Lorenzo Morresi, manager didattico della Fondazione ITS Energia. Secondo lei, quanto sono importanti questi seminari proprio per la didattica dell'ITS? Diciamo che sono realmente una fonte di arricchimento per i nostri studenti, perché si esce dallo schema classico della didattica curriculare, insomma, che ci caratterizza qui a Fabriano, e permettono anche di capire come funziona il mondo lavorativo, il mondo industriale, il mondo anche della ricerca con il seminario di oggi, al di fuori appunto degli schemi classici formativi. Noi a Fabriano siamo caratterizzati, insomma, sin dal primo ciclo ormai del 2012, l'organizzazione di questi seminari extracurriculari. Ultimamente ci stiamo anche molto focalizzando sull'autoimprenditorialità per i nostri studenti, e un esempio, ad esempio, nel campo del fuoco è quello di oggi, in cui cercheremo di capire, stiamo capendo insieme al dottor Serenelli dell'Enea, quali possono essere le prospettive anche occupazionali ma anche industriali in un settore strategico per il nostro paese come quello del fotovoltaico. Direttore Cola, quanto è importante la manutenzione dei motori elettrici e quanto è importante formare delle nuove professionalità? È molto importante, infatti quando il professor Morresi mi ha invitato a questa manifestazione io sono stato molto contento, oltre che ritornare nei posti del mio diploma, però ritengo che ci sia molta necessità di far conoscere queste metodologie e creare delle figure che siano intermedie a tutta la parte ingegneristica che comunque già un'azienda possiede. Il monitoraggio è fondamentale e abbinarlo ad un progetto di efficientamento energetico ed affidabilistico è sicuramente la cosa più intelligente che un'azienda possa fare in questi periodi. ITS Energia Fabriano, 2 anni e 2 corsi di formazione di alta specializzazione post diploma, docenti qualificati, strumentazione e laboratori all'avanguardia, stage di 5 mesi in aziende di settore, soggiorno all'estero per approfondire lo studio della lingua inglese. Al termine conseguirai un diploma di tecnico superiore rilasciato dal Ministero dell'Istruzione che potrai spendere in Italia e presso la Comunità Europea. Telefona allo 0732 2322 e iscriviti.